Triangolo. Finale, ricordiamo che pure oltre alle sette spaccate, il limite di tempo tra un tiro e l'altro che Sì. renderà, metterà sicuramente pressione. Tutti e due i giocatori, praticamente ci saranno 30 secondi per l'esecuzione del tiro, dopodiché, se non effettuato, la palla passerà all'avversario. Fino a qualche tempo fa erano 40 secondi, quindi 10 secondi di tempo in più per ragionare e trovare la soluzione migliore. Quindi partito Corrieri subito a spaccata valida, prova questo primo tiro. Rumore metallico della buca ci ha detto che è andato a segno. Troverà subito, tenterà di portare l'otto nella buca centrale, ma forse sfrutterà questa possibilità di andare sulle due palle. Ecco, è stato chiamato il time a 10 secondi adesso per eseguire il tiro, altrimenti passerà il tiro all'avversario. Corrieri che ha appena finito, terminato e vinto la semifinale con Pandolfo, non ha neanche effettuato il riscaldamento. E infatti è andato a liberare le due palle, ha sfruttato l'appoggio della bigliatria per posizionare l'otto praticamente in una posizione vantaggiosa. Diceva in apertura di questa intensa 4 giorni ospitata dall'Associazione Infinity di Barcellona Pozzo di Gotto. 144 atleti in gara si sono sfidati nei vari turni eliminatori. Simone Costantino ha vinto il campionato di Serie C. Pochi minuti fa Paolo De Angelis ha vinto il campionato di Serie B. Finale di Serie A vinta da Alessandro Torrenti. Sì, Ciao, tiro magistrale. ho visto subito un ottimo avvio di Corrieri. Ha già preso confidenza con il panno, con le sponde, con le biglie ed è pronta a sferrare l'attacco. Ricordiamo velocemente le linee guida base di questo gioco: 8 e 15 vanno nelle buche centrali, buche contrapposte. Ogni giocatore deve mettere in buca le palle assegnate, le piene o le cerchiate, e poi imbucare per ultima la neutra, la numero 1. Cordelli a segno intanto. Cercherà di riposizionare la 15 vicino alla buca e portare la bianca in difesa dove Daniele non riuscirà a trovare la soluzione per la 8, che la 8, se vedete bene, è posizionata nella parte bassa del biliardo, quindi Valentino in questo momento sta cercando di mettere la bianca dalla parte opposta per evitare un tiro diretto sulla 8. Daniele cercherà di imbucare la 6 per andare poi a fare le altre biglie. Sembrava più facile del previsto, invece non è andata a buon fine. La sponda non è stata benevola, ora turno di Cordelli. Adesso dovrà decidere se tirare direttamente la sua obbligata sulla obbligata di Daniele o cercare una posizione migliore sfruttando l'imbucata della palla di serie. Per avere una bianca migliore, purtroppo ha sbagliato la palla di serie. Daniele ancora non riesce a tirare direttamente l'auto, dovrà trovare, ecco, una sorta di carambola, vedrete? Tenterà di andare sotto sul 3 e con la bianca sulla 8. Si accontenta di portare la 3 in fondo e aspettare. Diciamo che è una posizione di vantaggio.
Anche Valentino si avvicina ma rischia, e infatti la battente va in buca, è primo fallo e tiro non valido. Biglia in mano. E Corrieri può ripartire nel modo migliore, nel modo che crede, posizionando la battente. Sta scegliendo la serie da quale palla iniziare. Comincia con l'obbligata la 8 centrale. E dunque il Cordelli poi la 15 dovrà metterla nella buca opposta. Qui non gli riesce questa doppia cosiddetta in gergo, la stessa palla su una stessa palla di serie. Valentino cerca di rispondere. Guardate che bella uscita per la 15, che tirerà sicuramente nella buca centrale dove adesso la 6. E anche lui fa l'obbligata. E aspetta un tiro, mette la palla 12 giocabile sulla buca, servirà dopo, sfrutterà dopo. Vediamo Daniele se continua nella sua serie, nella sua sequenza. Avvicina anche la 5. Valentino adesso è costretto a dare fastidio al gioco di Daniele. E si impossessa lui della buca, però purtroppo non rimane sul tavolo la palla, sarebbe stato meglio probabilmente. E adesso tenterà anche di togliere la 5 dal tavolo di Daniele. E non gli riesce. Siamo già in una fase delicata dove Daniele tendenzialmente può sfruttare questa 5 per posizionarsi al centro del biliardo e scegliere poi le palle successive. Prima spaccata della finale nazionali 2022, derby romano e tra romanisti per questo titolo, il campione in carica Corrieri contro l'aspirante campione Cordelli. Mezzo colpo di scena. Daniele ha forzato la 5 per poi togliere la palla di Valentino, che però è andata in buco al centro, quindi automaticamente adesso è Valentino che, anche se Daniele tira, sta in una situazione di vantaggio perché ha una palla in buca e Daniele invece ne ha tre ancora sul tavolo, di cui due magistralmente va a togliere la palla di Valentino in buca. Colpo di bravura di Corrieri. E va a complicare la giocata di Cordelli. Solo 30 secondi per effettuare il tiro. Aveva un punto palla difficilissimo fino per riportare la palla qui in fondo, lascia la bianca come abbiamo detto nella precedente partita, più scomoda possibile. Perché le sponde alte rendono complicato il tiro, non va a segno Corrieri. Che però non lascia in buona posizione l'avversario Cordelli. Cosa deve inventarsi ora? Deve sempre coprire la buca di fondo, perché in qualche maniera in ipotetica serie di Corrieri la 1 non può più entrare, invece non riesce a prenderla nel verso giusto e quindi lascia ancora la buca sguarnita. Se Daniele dovesse imbucare questa 6 si troverebbe in una situazione di grande vantaggio, di chiusura. Esatto.
Infatti Corrieri punta la 6. Governa la bianca sulle altre due. E copre addirittura. Tiro eccezionale. 6 di 3 sponde, bianca sulle sue due palle. Valentino deve ritrovare un tiro di calcio per andare a prendere quella palla e coprire quella buca. Usa anche un effetto ad aprire, perché probabilmente non c'era questo tiro di calcio naturale che segue Magis. Grandissima palla di Corrieri. Di Cordelli. Cordelli, scusate. E adesso sta Cordelli dichiarare dove ha dichiarato la buca, dove sono le tre palle di Daniele. Gran colpo di Cordelli, che si aggiudica così la prima spaccata di questa finale della categoria nazionali, il top del movimento in Italia. Sì, situazione di svantaggio, Valentino ha tirato fuori un calcio magistrale che non era di battuta, ha dovuto aprire di effetto la bianca di due sponde e poi andare a sfruttare l'appoggio delle palle di Corrieri sulla buca già coperta. Valentino con un passato da nelle giovanili da calciatore, attaccante. Sì. Quindi forse ha mantenuto il fiuto. Sì, sono due attaccanti. Per l'attacco, giocare sempre per pungere l'avversario anche qui sul tavolo. Lui per i suoi amici è il grosso. Qui a Roma i soprannomi viaggiano. Non mancano, certo. Non manca la fantasia, certamente ai romani. E sui soprannomi si sbizzarriscono spesso in soluzioni simpatiche e divertenti. Qua vediamo che abbiamo ripreso con la seconda spaccata. E chiaramente è partito Cordelli. Vediamo, visto che nella prima era partito Corrieri. Dimmi, Michele. Oh, vediamo la reazione del campione. Campione perché? Perché Daniele Corrieri al momento è il massimo rappresentante del biliardo italiano anche a livello europeo per l'alta specialità pool, dove ultimamente ha ottenuto un prestigioso quinto posto, conosciuto quindi anche a livello europeo e mondiale nell'alta specialità, ed è sicuramente il giocatore da battere. Quinto posto a livello europeo, che non è certo un piazzamento qualsiasi. No. Tra l'altro ricordiamo ancora una volta che questa specialità pool 8-15 è con queste buche strette, le sponde alte, è prettamente, diciamo, una italiana. Specialità italiana, sviluppata essenzialmente in Sicilia, Triveneto e Lazio, col Molise che sta crescendo negli ultimi anni, ma con la chiara intenzione della Fibis di allargare il più possibile il movimento. Un po' diversa invece all'americana, con le buche più larghe e le sponde più basse. Praticato in tutto il mondo. La battaglia delle obbligate. Valentino ha provato di inserirsi con la sua 8 nella buca dove già il 15 si era impossessato. E adesso è Daniele che ha allontanato l'8 sempre con la 15. Questa sfida è inedita nel discorso a livello di finale nazionale, ma tra i due, per quanto riguarda il biliardo romano, sono state già tante sfide. È già da tempo che deliziano i giocatori e gli spettatori. Sono due giocatori d'attacco e prediligono l'imbucata a qualsiasi tipo di difesa. All'immagine di Corrieri con il ventaglio si intuisce che qui la situazione è abbastanza calda, soprattutto perché il campione italiano Corrieri deve inseguire.
Cordelli avanti 1-0. Questa è la seconda spaccata. Adesso Daniele, se avete sentito, ha chiesto extension. Una volta sola durante la partita può chiedere un tempo maggiore che arriva fino al minuto. Era un tiro decisivo perché, vedete, si è posizionato per continuare l'imbucata dell'obbligata, che in qualche maniera dà un vantaggio al giocatore. I due giocatori che stecche usano? Allora, se vedete il puntale, stecche comunque che sono smontabili in due parti, se vedete la stecca di sia di Daniele che Valentino ha un puntale nero, questo sta a significare hanno scelto e si stanno allenando negli ultimi anni la soluzione di un materiale di carbonio. Questo materiale di carbonio ovviamente dà più stabilità al puntale e all'intensità del colpo. E se avete visto prima, ci sono anche invece giocatori che tendenzialmente prediligono il puntale ancora in legno. Il legno in qualche maniera dà una certa flessibilità e garantisce una morbidezza maggiore. Quindi ogni giocatore ha la possibilità di personalizzare la propria stecca. Diciamo che il carbonio, tutte le stecche sono, diciamo, di pull all'americana. La stecca in generale, le grandi case che la costruiscono e producono, le producono per il gioco del pull all'americana. Quindi automaticamente il carbonio... Stiamo vedendo che colpo? Lui sta provando una virgola per andare a prendere la sua palla perché Daniele l'aveva nascosta. E lo stesso tiro cerca di rialzare la 8. Quindi automaticamente il carbonio si presta maggiormente sull'altra disciplina del pull, che ha un panno un po' più ruvido e quindi meno scorrevole di questo. Ma a quanto sembra il carbonio sta prendendo di moda anche sul gioco dell'8 e 15, che è giocato su un panno più veloce, come vedete. Perché dicevi, comunque il carbonio fa viaggiare di più la palla, il legno un po'... Legno ti dà altre soluzioni di effetti, flessibilità, morbidezza. E poi dipende anche dal diametro del puntale. C'è chi gioca un puntale fino, che è un puntale più grosso, copre la maggior parte della palla bianca. Vabbè, però, senza... Poi... Mille differenze in base anche al proprio stile di gioco. La tecnologia è entrata anche nel biliardo da parecchio, insomma. Tutti gli sport hanno sposato la tecnologia. Evoluti. Sì. Dal nuoto fino arriva al tennis e qualsiasi altro. Fase di sostanziale equilibrio. Valentino, per recuperare la partita, deve in qualche maniera prima possibile rialzare quella 8 e rimetterla giocabile al centro del biliardo. E invogliare Daniele a fare dei tiri forse un po' più pericolosi. Forzati, indurlo in errore, cosa rarissima. Che è successa. Però statisticamente può succedere anche a un campione del suo livello. Ecco. Qui non sorride a Cordelli questo colpo. No, non è riuscito a rialzare la 8. Ha rimpallato la bianca e Daniele può... E consente riacchittare una sua palla verso il fondo del biliardo. Possibilità di recuperare l'errore precedente. Verosimilmente Cordelli ora riproverà ancora. Deve capire che non deve lasciare una bianca comoda dopo a Daniele, perché Daniele ha già tre palle che potrebbero essere giocabili prossime alla buca. Allora trova una copertura, cerca dietro la 4 per non far tirare quella palla in diagonale. Infatti Daniele si abbassa per capire se c'è la traiettoria. La traiettoria c'è, però non la forza come prima. E piano piano si infila in buca. Non l'avrebbe voluta imbucare, perché adesso vedi è scomodo sulla sponda e deve provare a fare
o la palla al centro, sicuramente non la tira, se no va dietro la 8, deve trovare una posizione alla 9. E vedete, no, non è soddisfatto. Sì, il suo volto dice più di qualsiasi commento, proprio interdetto per pochi millimetri. Prova a riposizionare la bianca più vicina alla sponda e a caricare il 9. Valentino, come vedete, leva la minaccia della 1, perché la 1 era subito pronta per essere imbucata. Quindi Valentino cosa fa? Trova una copertura e leva la 1 dall'avanti la buca. Ovviamente la 1 non è valida. E quindi viene riposizionata. Riacchittata. A un punto di acchitto preciso, che è quello dove l'arbitro ha riposizionato la 1. Cerchietto bianco sul... Il tiro, per essere stato valido, Valentino avrebbe dovuto toccare la sua di palla. Infatti ha toccato il 3 e poi la bianca è andata sulla 1. Non arriva corto, doppio. Tiro quindi non valido di Corrieri. E a questo punto Valentino, guadagnando la palla a mano, potrebbe imbucare la 8. E non si fa sfuggire l'occasione. Attenzione che adesso la partita diventa interessantissima. Vedete la felicità di esecuzione che hanno questi giocatori. Corrieri prosegue nella sua... Delli. Cordelli. Fatta apposta per sbagliare, sì, sì, questa finale. Vedete che in grafica abbiamo trovato questa soluzione CRR per Corrieri. CRD, un po' da codice fiscale, per Cordelli. Daniele, ecco, cercherà un tiro di calcio, di traversino cosiddetto, per andare a prendere la 14 e imbucarla al centro. Dovesse riuscirci, la bianca andrebbe naturalmente dietro la 9. Invece il tiro risulta stretto cosiddetto, quindi pochi, l'angolo... Sì, esatto, pochi millimetri, ma è cambiato tutto. Anche perché il 9 adesso sta messo, tra virgolette, male, perché è attaccato alla sponda e non è vicino alla buca. Valentino può sfruttare questo, questa situazione. E questo 7 sembra proprio, era quasi perfetto in buca. Studia le soluzioni Corrieri, campione in carica. Deve recuperare una prima spaccata e questa seconda, dove proverà con la bianca a fare qualcosa. Ha provato a fare il 14 e tornare con la bianca dietro al 9. La buca non ha accettato. Esatto, la sponda spigolosa ha rimbalzato questo tentativo di Corrieri. Corrieri si mette in posizione di privilegio per la 7. In sospeso con la 14 per Corrieri, l'avvicina alla buca d'angolo, ma non la copre, perché probabilmente Valentino dovrà trovare una soluzione per andare a prendersi quella 1. Adesso con un 6 in buca e un 4 ancora da giocare, troverà una soluzione per il 4. Porta la bianca vicino alla sponda corta.
ma il 4 purtroppo, vediamo, non è andato. Si è allargato troppo. Sì, e si è... E si è messo in posizione non semplice per il prossimo tiro. Quindi Daniele ha la possibilità di sfruttare. E sfrutta anche l'1 che dà fastidio alla traiettoria per il 4. Valentino adesso o trova un doppio calcio per il 4 o dovrà uscire con il 6. Vediamo, forse vede una porzione di 4. Non la vede. O se la vedeva non l'ha presa, comunque la 6. Non conveniva farla perché è l'unica palla, dicevo, in buca che può essere sfruttata effettivamente dopo. Quindi se lui fosse riuscito a staccare la 4 dalla sponda si sarebbe messo in una posizione comoda. Invece ecco, adesso il vantaggio è tutto di Daniele, che bucando la 14 si mette con un taglio cosiddetto giusto di uscita successiva per la 1, perché lui dovrà prendere una mezza palla a destra del 9 e la bianca automaticamente si metterà comoda per la 1 in fondo all'altra buca. Vediamo se forzerà il tiro. Sì, vedo che mette questa secca sotto l'equatore della bianca. Sta caricando. Sì. Infatti si mette, va in, diciamo, buca quasi e si mette in condizioni per puntare alla 1 e pareggiare 1-1 questa finale. Studia la posizione del 4 e capisce se può tirarla piano o forte, perché diciamo il 4 non è proprio in buca, quindi adesso deve valutare se tirarla piano e lasciarla in buca. La tira piano, vediamo se la buca. Nulla in buca, non però, va, però è lì davanti, non va, si avvicina al traguardo ma non lo taglia, quindi questa spaccata resta ancora aperta. Vediamo se Valentino dovrà fare il 6 per poi tentare di fare il 4 in fondo. Valentino fa il 6 e adesso deve... si mette in posizione non agevolissima per la 4. Potrebbe scegliere pure di tirarla addosso alla 1, però ha scelto sicuramente di andare in fondo. Ed entra, signori, signori, ed entra pure in maniera magistrale la 4. A questo signori. Punto Cordelli ha la possibilità di allungare, talento pure, signori, portarsi sul 2-0. La 1 è lì, la 1 va in buca, 2-0 Cordelli, finale nazionali. Prime due spaccate hanno detto che l'aspirante campione Cordelli è avanti. Daniele chiede il time out. E il campione italiano Daniele Corrieri, sotto di due spaccate, chiede il time out. Momento di time out chiesto da Corrieri. Tra un poco rivedremo gli highlights di questa seconda spaccata. Michele, colpi davvero spettacolari, soprattutto nel finale abbiamo assistito a una sequenza notevole. Sì. La scelta di Daniele sicuramente era quella più giusta, perché il 4 poteva essere imbucato solo lungo linea. Valentino ha giocato come se il 4 fosse la 1 praticamente. Non si è curato del fatto che la 1 era pronta per essere imbucata da Daniele e ha giocato col 4 con tranquillità, in fondo, di taglio, l'ha fatta morbida, non l'ha forzata, perché come è successo a Daniele prima, questo tipo di tipologia di biliardo, tipologia di buche strette, ho detto prima intorno ai 7 cm, la palla a 6 cm, certe volte se la battente viene impressa con un tiro di effetto potente, la palla che viene battuta sulla buca ha un effetto contrario e viene tra virgolette non accettata, possiamo dirlo, sputata.
rimbalzata. Sì, e a quel punto, proprio per quel motivo, Valentino ha optato per un tiro veloce, soft, ma non forzando troppo la palla, che forse sarebbe stata accettata mai dalla buca in fondo. E signori, ha fatto una chiusura eccezionale. E questa cosa la metterà ancora più pathos alla partita, perché ripeto, sono dei giocatori che a Roma si sono scontrati più di una volta e sono il top del biliardo dell'8-15 al momento. E adesso attenderemo guardate che situazione. Attenderemo tutti la questo reazione è il gran finale, questo è il punto decisivo della seconda spaccata. Cordelli per adesso conduce 2-0. Siamo in un momento di pausa perché il campione in carica Corrieri ha chiesto il time out. Un time out per ciascuno a partita di circa 5 minuti. Il fatto che Corrieri abbia giocato fino a pochi, mezz'oretta fa, la semifinale può incidere? Sì, purtroppo sì, perché una semifinale del campionato italiano della categoria nazionale è comunque una finale anche anticipata, perché non ce lo scordiamo, ha battuto in semifinale Antonio Pandolfo, già due volte campione. Potremmo vedere il tabellone per vedere come questi atleti sono arrivati in finale, vedere anche come quanto sono state combattute queste semifinali. È stato un finale a cardiopalma, perché 4-3 sul 3 pari c'è stato un finale a cardiopalma. Valentino Cordelli aveva finito la sua semifinale già un'ora e mezza fa. Quindi a questo punto Valentino, diciamo, ha avuto una sorta, ha riposato forse un po' più di Daniele, che si è, ecco, dopo nemmeno un quarto d'ora, dopo quella semifinale, vorrei dire Italia-Germania. Però un 4-3 dà sempre il segno, il senso, insomma, di una finale battaglia, di una battaglia. La battaglia poi è giocata senza time shot, perché il time shot adesso è stato introdotto proprio per le finali, e quindi è stata una partita che è durata circa 2 ore e mezza. Quindi capiamo che Daniele è arrivato sul tavolo, non per giustificarlo, perché Daniele è capace di tutto. Ovviamente tu mi hai fatto la domanda, secondo me può aver pagato un po' di più la stanchezza di Valentino, quindi il time out ci sta tutto. A Città del Messico l'Italia pagò la stanchezza fisica, qui invece si spendono tantissime energie mentali. Cioè, la testa si svuota, puoi ragionare. Il braccio non va più dove deve andare, non serve solo il braccio. Viene chiamato il silenzio, stiamo per ricominciare, terza spaccata. La più grande qualità del giocatore di biliardo di tutte le discipline, signori, è la resilienza, non ci sono altre qualità. Sapere attendere il momento giusto, assorbire i colpi, reagire nel momento giusto. La partita non è mai finita, anche quando sembra l'ultimo turno. Abbiamo visto nella finale di Serie A Zamboni giunto in finale dopo aver ribaltato un 2-0 in semifinale. Dunque veramente non si può mai dire fino all'ultimo tiro. Un piccolo errore può aprire e rilanciare l'avversario. La gestione del vantaggio è più difficile di qualsiasi altra tipologia di parte della partita, perché nel momento in cui ti senti arrivato forse devi porre più attenzione a ogni tiro, mai mollare la presa. Valentino risponde con un giro centro del 15 e propriamente copre anche la buca alla 8 di Daniele. Daniele è in difficoltà, deve trovare qualche soluzione e deve trovarla in fretta, sia per recuperare sia perché ricordiamo sempre che sono 30 secondi a disposizione per poter tirare, quindi anche questa è un tipo di pressione in più per i giocatori. Sì, non solo il risultato.
Corrieri della Laser Club studia la traiettoria giusta. Ancora è una fase di grande tattica tra i due. Valentino probabilmente allontanerà sfruttando la 15 e la 8 e cercherà di trovare una nuova copertura. E in effetti allontana la 8, porta la bianca in una situazione di sicurezza. Vediamo Daniele. Daniele Corrieri cerca il colpo, si sta preparando il gioco, cerca di occupare più buche possibili per poi rialzare la 8 e attendere la chiusura finale. Valentino posiziona la 15 davanti la buca. Vediamo Daniele che soluzione troverà. Probabilmente cercherà di cacciare la 15 con il 7 di prima. Sta valutando sicuramente questo, anzi anche sfruttare l'appoggio del 15 per fare la 7 al centro. Vediamo. Chiamato il time a 10 secondi, inserisce la prolunga, punteria, 7 di prima, leva il 15 ma non fa il 7, 50% il tiro è riuscito. Ha puntato su una carambola per il 7 in buca centrale. Comunque cacciava il 15 e poi se riusciva a fare il 7 andava continuava. Tanto di guadagnato. Però diciamo l'obiettivo principale era allontanare la 15. Certo. Che Valentino prontamente riavvicina in zona linea centrale. Con la centrale, la buca centrale. Daniele sta capendo che margine ha di cacciata con il 5 verso il 15. Alza la stecca perché lascerà la bianca a quel posto. E caccia la 15 e la bianca rimane, tra virgolette, in zona alta del bianco. La 1 che è entrata, che non è valida, viene riacchittata nel solito vertice iniziale del triangolo. Nel punto d'acchitto qui. Valentino attende tiro tattico di Valentino e posiziona una palla in fondo. Adesso tutte e due hanno la palla obbligata sulla sponda corta, quindi il gioco è ancora aperto. Ci sono due giocatori che se hanno cosiddetta la mano aperta sul biliardo ti possono far male. Se invece la bianca è vicino alla sponda, tutto diventa più difficile per tutti. Qui va a segno Cordelli. Sì, il prossimo colpo. Quindi c'è ancora di giro di tre sponde, leva il 7, vediamo cosa succede. Che forse fa il colpaccio, lo spigolo. Però pubblico ha apprezzato comunque questa tentativo tiro con grande suspense. La regia di Calabro che ci ha fatto vedere come si è avvicinata alla buca e poi l'ultimo spigolino la ribattuta. Allora, qui vediamo per la prima volta una palla che va fuori. Adesso c'è un fallo, che vuol dire quando la palla esce fuori dal biliardo comunque il tiro passa all'avversario, che dovrà decidere di riposizionare o le biglie nella posizione precedente, e penso che Valentino rimetta il 15 lì davanti, o lasciare le palle così come stanno. Qua rivediamo il fallo di Corrieri, che forse sta cominciando un po' ad accusare. Sì. Adesso lo svantaggio. Stanno scartabellando il regolamento. Regolamento in questa occasione, ripeto, per la palla fuori dal biliardo prevede la possibilità al giocatore che ha subito il fallo di poter rimettere le palle come stavano. E infatti adesso
Valentino giustamente riposiziona il 15 in buca, perché ovviamente era una posizione che si era creato con tanta fatica. Adesso dovranno riprendere, stanno cercando insieme agli arbitri le posizioni originali delle biglie prima che la biglia uscisse dal biliardo. La palla che è uscita viene riacchittata e dal momento che l'acchitto adesso è occupato dalla 1, il regolamento prevede che subito la palla deve andare in verticale verso la sponda di fondo subito, dopo. Subito dopo, e quindi questa sarà la corretta posizione delle biglie dopo un fallo del genere. Non tutti i falli prevedono che le palle vengano rimesse nella posizione precedente, in questo caso sì, perché ci potrebbe essere anche la volontarietà di un giocatore di tirare la palla apposta fuori, certo, per spostare tutto, per cambiare lo scenario, che al momento vede Valentino Cordelli, lo sfidante, sì, adesso in vantaggio 2-0 e anche adesso sta ben messo in questa terza spaccata. Adesso cercherà sempre una bianca comoda per andare a continuare la sua sequenza di palle. Toglie la palla da quella posizione scomoda, la biglia. Del turno di Corrieri, che tenta ovviamente di riposizionare la 8 nei pressi della buca, dove adesso è assegnata. E sicuramente ci riesce molto bene, anche se ora tocca a Cordelli. Vediamo se punterà solo la sua biglia o anche, esatto, ha provato la cacciata, ha provato a cacciare con la sua biglia la 8 da quella posizione così invitante, ma non c'è riuscito, non c'è riuscito, e di fatto ha messo in condizione l'avversario. Adesso sta valutando, non sappiamo se questa 8 sta fattibile. Sì, penso se la farà di fino, cercherà di farla di fino, casomai di giocarla anche di effetto, o se no cambia soluzione e la 8 se la conserva, sì, e copre per un'altra occasione. Invita Valentino a tirare la parte bassa del biliardo per lasciare la bianca poi comoda per la 8, quindi Valentino adesso dovrà tra virgolette scappare con la bianca o cercare di non fargli tirare la 8. Vediamo, ha caricato, comunque ha chittato una palla buca di fondo. Vediamo Daniele, che al momento vede solo la 8 e la 3, ma la 3, la 8 così centrale non la può fare, è troppo fina, la dovrebbe fare di traversina. Adesso sta cercando il 2 dentro l'11 e la fa. E fa un gran colpo. Attenzione Corrieri. Alla bianca, attenzione alla bianca. Peccato, peccato davvero. Ecco. Colpo in non valido. Ma purtroppo cioè, il colpo è valido, però adesso c'è stato un fallo. La bianca è andata in buca. E di fatto la palla imbucata rimane in buca, però la palla passa all'avversario. Mette in condizioni ottimali l'avversario. Ci si è messa un po' anche la sfortuna. Cordelli cambia la biglia, ha provato a cacciare la 8 che ha resistito all'urto, questa palla è passata davanti e di dietro senza avere l'impatto. Anche qui questione di millimetri, ma ancora non è. Poco fa Corrieri, dopo attenzione un gran colpo, ha visto la bianca in buca per millimetri, ora vediamo. Ci riprova la 8 finalmente e la 8 va in buca centrale.
Corrieri rialza la testa e ora vediamo se va in sequenza. Adesso tenterà di tirare la 5 dentro la palla di Valentino in fondo, che avrà un doppio effetto, sia fare la palla alla 5 sia di allontanare la palla di Valentino. Vediamo se riuscirà a fare questo tiro. È riuscito ad allontanarla, ma non a fare la 5 in buca d'angolo. E non c'è sequenza, non c'è continuità cosiddetta. Dunque tocca ancora al più giovane dei due giocatori, Valentino Cordelli. Guardate la bianca. Totalmente nascosta. E Daniele pure cercherà di ricoprirla nuovamente sfruttando il 5. Se la bianca è attaccata al 5, Daniele dovrà usare altri angoli di battuta per non incorrere in fallo di carrozza. Sfrutta la sponda e si ricopre dietro la 5. Vediamo se totalmente coperta. Penso di no. Penso che Valentino possa potrebbe fare questa buca. La vede, può, già che vede la palla, può sia o imbucarla o provare a inventarsi qualcosa. Sì. Vediamo il tiro. La vede proprio piena, però la buca non l'accetta. Vedete, appena la bianca subisce un po' di effetto, trasmette, trasferisce sull'altra un altro effetto e certe volte la buca non accetta. La buca si è rifiutata per tenere ancora poi aperta questa sfida di finale nazionale. Corrieri, campione in carica, deve rimontare su Cordelli. Questa sta diventando una spaccata decisiva. Decisiva, decisiva molto anche per Daniele. Porta la bianca nella parte bassa del biliardo e Daniele non ha dei tiri agevoli da fare. Vi ha chiamato sicuramente il time. No, c'era veramente. Ecco, l'ultimo time l'abbiamo sentito. Però oramai se l'ha messo in punteria e porta la 5 in fondo. Si conferma equilibratissima anche questa terza spaccata. Forse più tattica delle altre. Di sicuro i due giocatori non vogliono rischiare o sprecare nessun tiro. E anche perché sta aumentando la pressione, perché poi il risultato e la posta in palio è alta. Nel pre-partita Cordelli ci diceva alla sua prima finale di questo livello di essere già contento e orgoglioso di essere arrivato fino a questo punto, ora che è in vantaggio 2-0. Sì, perché Valentino potrebbe anche intervenire un po' di paura di vincere. Però conoscendo Valentino è un giocatore abbastanza freddo, una delle sue qualità. Forse c'ha quel tipo di incoscienza, no? Dei talenti. Lui, diciamo, una già finale di Serie A l'ha fatta a Verona, però di Serie A. Perse 4-3 con Stefano Bazzana nel 2019. Poi ovviamente promosso nella categoria nazionale, questa è la sua prima finale. Sì, al secondo anno nazionali, sì. Già una finale per il titolo, tanta roba. Sì, sì, Valentino è veramente... La dice lunga sulle qualità di questo ragazzo, ex calciatore, attaccante. È simpaticissimo, lo posso garantire. Colpo di avvicinamento di
Cordelli. Nella parte bassa, vedete, c'è questo 7 con il 12. E la partita probabilmente gira da su quelle due palle, che al momento non sono libere. E ecco, Valentino cerca di liberare la sua. Andando di calcio di dietro di due sponde, no, non ci è riuscito. Vediamo Daniele cosa inventa. E qualcosa deve per forza inventarla in queste fasi finale della terza spaccata. Deve recuperare. Concentratissimo. Aveva provato di liberare il set andando di doppio spaccio sulla 12, ma risultato stretto, quindi a quel punto il 3 si è sostituito alla 7, la 7 è andata verso la 11. La bianca un po' scomoda per Valentino. Vediamo adesso Valentino che soluzione. Ecco, chiede le station, una porta sola durante la spaccata lo può chiedere. Tiro. Quindi l'estensione del tempo anziché i 30 secondi concessi. Un minuto, forse un minuto e mezzo. E vedete, costretto Valentino forse a fare un tiro che non avrebbe voluto fare, perché adesso Daniele con questo 3 o ingabbia l'11 di Valentino o tenterà una cacciata. No, va sul 7 a fare la palla di Valentino, che non entra. Che non entra. Non dice bene a Corrieri questo colpo. Valentino adesso tenta l'imbucata per il 12, sarebbe decisiva. No. Invece no, non va, si prolunga questa terza spaccata con Corrieri che prova a uscire da questa situazione d'impasse sotto 2-0. Batti becco tra i due. Entrambi romani, entrambi romanisti. Guarda, l'unico punto di contatto. Guardate che tiro, aveva voluto subito far fuori, la palla non entra, l'11 non entra. Cosa c'è in quella buca? Rapporto, un conflitto con questa 11 per Corrieri, aveva fatto che sorride tiro, pure. È un tiro magistrale, cioè fare la sua palla e di caramba andare su queste, ed è costretto a sprecare un altro tiro per fare questa benedetta 11 che entra. E cerca di coprire la traiettoria per il 13 di Valentino, che probabilmente lo vede e lo tocca piano, non forza nessun tiro, non c'è fallo e carica il 13. Falla. Secondo fallo per Corrieri. E forse anche questo è il segno un po' di stanchezza. Allora io ho visto, c'è un condizionatore in alto qui a destra. E durante il tragitto della bianca probabile che l'area abbia forse spostato la bianca, e Daniele si sia lamentato per il fatto che probabilmente il condizionatore abbia deviato la bianca, quindi
il tiro non fosse riuscito perfettamente al sul millimetro filo come lo aveva cercato adesso, lui. Quello che la verità non la saprà nessuno. Però da questa posizione abbiamo visto che a un certo punto la bianca, dopo aver percorso tre quarti del tragitto, se n'è andata un po' troppo dall'altra parte e quindi lisciando la palla è andata a fare fallo. Adesso la situazione è ancora più posizione di tiro non comoda. Vediamo questo 3. Valentino può chiudere, cioè dovrà tentare di fare la palla in fondo, posizionarsi per la 1 e poi, esatto, puntare la 1 e chiudere questa terza spaccata. Sarebbe davvero clamoroso con niente. E non riesce questa 13 in buca d'angolo, quindi ancora una chance forse, per rialzarsi. Forse avrebbe dovuto dire poco più veloce, perché vedete la bianca poi non era proprio vantaggevole per la 1 e dà una chance a Daniele che vuole ribaltare il match con uno sponda palla al millimetro in buca la 7. Adesso dovrà decidere o di dare la 3 dentro la 13 o di coprire la bianca dietro la 3 per poi guadagnare una palla in mano. Vediamo cosa decide. Penso che sia più intenzionato a fare il 3 in 13. Vediamo se alza la stecca. L'alza un po'. Niente. Non riesce. Prende lo spigo della buca centrale e la 3 ovviamente non va verso il 13. Quindi di fatto gira ancora il, sì, il match con Cordelli, la possibilità di mettere dentro questa 13 e non la prende nemmeno, quindi tiro non valido. Palla in mano, palla a Daniele, che adesso probabilmente cercherà di fare il 3 a destra e con la bianca togliere il 13. O addirittura il 3 nel 13. Attenzione, attenzione, siamo colpo decisivo di questa terza spaccata, sì, e forse anche il per 13. Il destino di questa finale nazionali. Lo prende un po' troppo pieno e non riesce a farlo passare. E non riesce il colpo della rimonta a Corrieri. E qua vediamo ancora se un non attacca ancora, tira piano, tiro punto per e lascia il 13 fattibile per adesso. Cordelli che non riesce a mettere la 13 ma la avvicina tantissimo alla buca d'angolo. Adesso vediamo se Corrieri. Daniele sta facendo svuotare questa buca, tirerà il 3 forse a una velocità supersonica e la bianca forse a fare il 13. Signori, gran colpo signori. Del campione italiano in carica Daniele signori. Corrieri a Roma si dice svita le buche. Con questa palla d'effetto riesce a mettere la 3 in buche. Ora ha il colpo per chiudere questa terza spaccata. La buca non accetta, però la 1 toglie la 13. Colpi. Quindi comunque ottiene parzialmente un risultato in inguaiare il tiro, rendere complicato il tiro dell'avversario che deve ancora fare questa 13. Però avrebbe potuto chiudere la partita. Credimi, questa è la notizia. Una 1 così per Daniele era qualcosa di, ma già in queste, esatto, in queste prime tre spaccate abbiamo visto l'alternare di colpi spettacolari e improvvisi passaggi a vuoto. Sì, improvvisi passaggi a vuoto per un giocatore del calibro di Corrieri, che adesso pensa a portare una bianca più scomoda possibile, casomai steolare vuol dire voler mettere la 1 tra la bianca e la 13, ma non ce la fa.
perché in questa occasione l'uno la può toccare solo Daniele, che ha finito la serie. Valentino non la può toccare la 1. Sarebbe un fallo. Vediamo se ora rialza la stecca. Daniele la chiude qui. Vediamo. E si porta sul 2-1. No. Deve ancora attendere. Preferisce portare una bianca incollata sulla sponda corta. Non la vediamo nemmeno noi da qua, la bianca. E Valentino non rischia e tira piano. Sfrutta anche la sponda. Vediamo adesso. E ora con la 13 in buca può pure lui puntare alla 1. Vediamo, adesso diventa puro spettacolo tra due imbucatori d'eccezione. Può portarsi sul 3-0, Corrieri può rimontare sul 2-1. Cambia tutta la finale, tutto il match, tutta la storia di questo finale nazionale. E non entra il tiro di Cordelli. E a questo punto l'occasione ce l'ha Daniele adesso. Allora ricordiamo, la bianca non deve dopo entrare in buca, se no la 1 non è valida. Chiaramente. Deve quindi essere comunque controllata. Non, appunto, l'obiettivo non è solo imbucare la 1, ma imprimere il giusto effetto alla bianca. Niente, le buche a questo punto stanno dicendo di no a tutti e due. E guardate cosa sta succedendo. Uno agevole per Valentino, signori. Possibile 3-0 per Cordelli. Vediamo se l'emozione giocherà qualche scherzo, ma non è così. Il giocatore è freddo, il giocatore è freddo. 3-0 per Cordelli in questa finale categoria nazionali. Il top del biliardo pool 8-5 in Italia. Campione in carica. Sentite, risultato sicuramente non atteso. Imprevedibile per molti, ma ripeto, per noi romani che li avete visti non è proprio li avete visti sfidarsi tante volte. Valentino è capace di tutto. Visti 10 anni di differenza, i titoli già vinti da Corrieri, un po' l'allievo e il maestro. Sì. Che sì, potrebbero darsi il cambio in questa sì, occasione. Che poi Valentino quando era più giovane era la corte di Daniele, cioè a Roma, comunque in tutta Italia, questo gioco può essere giocato pure 2 contro 2. E in un determinato periodo, qualche anno fa, i due giocavano anche in coppia, perché Valentino era l'astro nascente della disciplina. Quindi Daniele sa il valore di Valentino, ma il campione è Daniele. Quindi c'è qualcosa che adesso non torna, o comunque è giusto che sia così. Lo sport ci insegna. O probabilmente lo sport ci insegna. Daniele, conoscendo Valentino, sapeva che prima o poi si sarebbe arrivata a una giornata come questa. Lo sport insegna. Anche se siamo sul 3-0 e ancora non ha detto nulla, perché no. Corrieri ha tutti i numeri per rimettersi in partita, e noi speriamo proprio questo, per vedere grande biliardo. Sì. Adesso è guardate la forse un po' la rabbia, ha fatto una palla di rabbia. Niente, sì, adesso ha una reazione un po' rabbiosa. Vediamo cosa succede, che Daniele probabilmente non è calmo adesso. Ha sfogato la rabbia accumulata in queste prime 3 spaccate. Continua a rimanere glaciale il nostro Valentino Cordelli, che mette in buca la obbligata, la 8, buca centrale. È già un bel passo in avanti
per quel che riguarda questa quarta spaccata. Attenzione, attenzione, qui ogni tiro ha una sua importanza. Non pensare mai di essere arrivati, mai. Però continua con questo approccio Daniele. La dà vinta perché aveva probabilmente capito che non era la giornata giusta. Si è fatto prendere dal nervosismo per una serie di colpi che non fanno parte del suo repertorio. Si vedeva visibilmente. Chiude, va a stringere la mano al nuovo campione italiano che è Valentino Cordelli, che così corona un sogno.